Buone notizie per i lavoratori dell'edilizia. Il Senato, modificando il decreto semplificazioni come chiesto dalla Fillea CGIL e dagli altri sindacati, ha introdotto importanti tutele. La Camera in questi giorni sta dando parere favorevole a queste modifiche, tra qualche giorno ci sarà il voto di fiducia e il decreto semplificazioni esce dal Parlamento migliorato. Migliorato innanzitutto perché si introduce finalmente il DURC di congruità, lo si generalizza, una grande vittoria della Fillea e degli edili che l'hanno difeso con le unghie e con i denti in Umbria, poi nel cratere del terremoto e che permetterà alle imprese più serie di non subire la concorrenza sleale e soprattutto di legare tanto negli appalti pubblici che nell'edilizia privata ogni gara, ogni accesso ad incentivi alla corretta denuncia dell'incidenza di manodopera, cioè adesso per fare lavori edili ed avere il DURC bisogna raggiungere anche la congruità, cioè una percentuale minima di lavoratori che vanno dichiarati e quindi con contributi e salari finalmente regolari e non più a nero. Ma il decreto semplificazioni ha migliorato anche altre partite. Ha reintrodotto l'offerta economicamente vantaggiosa come criterio per gli appalti labor intensive, ha introdotto la clausola sociale in questo modo migliorando anche il cosiddetto sblocca cantieri, quello sblocca porcate contro cui la CGIL, CISL, UIL, la Fillea manifestarono un anno e mezzo fa e ha, per quanto riguarda i commissari, pur non essendo la nostra soluzione preferita, noi non crediamo che la soluzione possa essere nominare commissari straordinari, ma lì dove nominati, oltre a prevedere già il rispetto dell'articolo 30, dell'articolo 34, 42, cioè già non modello Genova, ma più modello Expo, cioè commissari che non possono derogare a tutte e tutti, ma anzi che dovranno rispettare quegli articoli, quelle norme che sono le norme sul rispetto dei contratti, le norme sul subappalto molto importanti. A quei limiti che già venivano posti dal decreto allo strapotere dei commissari per aggiungere un altro fortemente richiesto dalla Fillea, cioè l'obbligo di convocare i sindacati da parte del commissario prima dell'inizio dell'intervento e quindi magari anche utilizzando i protocolli ANAS, quello che spero presto firmeremo con FS, i diversi protocolli di legalità, avere una contrattazione di anticipo a questo punto codificata, obbligatoria per quei commissari. Insomma, giudizio positivo, il Parlamento ha lavorato bene, i senatori in particolare, vorrei citare Vasco Errani, Mirabelli ed altri, e poi la Camera, hanno colto le indicazioni del sindacato, hanno migliorato il decreto semplificazioni che certo ha ancora aspetti che non ci convincono, per esempio la sua durata in deroga fino a dicembre 21, ma nel complesso un decreto che era stato già oggetto di confronto col sindacato, che aveva limitato i danni, esce addirittura non solo con meno danni, ma anche con grandi conquiste che adesso dovremmo saper far vivere. Quindi, approvata la legge, dovremmo chiedere un incontro al Ministero del Lavoro, chiedere che venga fatto il decreto entro 60 giorni, così dice la norma, per rendere operativa la congruità. Appena nominati i commissari, dovremmo pretendere il rispetto della norma e quindi chiedere incontri a far applicare i protocolli. Insomma, un giudizio positivo grazie all'azione dei sindacati. Ma i sindacati non si fermano. Manca ancora la patente a punti, manca ancora un rafforzamento dei servizi ispettivi, mancano ancora norme più stringenti per combattere il dumping contrattuale, ma sicuramente rispetto a 2 mesi fa, quando il Parlamento peggiorò l'accordo raggiunto tra sindacati e governo sui termini del DURC, oggi registriamo l'esatto contrario, cioè che il Parlamento migliora e migliora molto e soprattutto conferma un'impostazione della Fillea e del sindacato, che si possono e si debbono aprire i cantieri, che si debbono e si possono spendere meglio e bene e presto le tante risorse per le infrastrutture e per i cantieri, ma che si può fare con più trasparenza, più legalità, più diritti e tutele e che quindi che non è vero che per accelerare dobbiamo per forza ogni volta derogare, tornare alla legge della giungla, ma anzi si può tenere insieme accelerazione dei cantieri, accelerazione della spesa con più diritti, più lotta al lavoro nero, più attenzione alla salute e sicurezza. Una prima battaglia è stata vinta, altre seguiranno e altre battaglie dobbiamo vincere. Tutti uniti, tutti insieme. Fillea, FILC, FENEAL, CGIL, CISL e UIL.